Ben ritrovati amici di Eco TV, questo è Tatanka, viaggio nella monta western. Stasera parleremo di una disciplina che non solo i professionisti possono affrontare, ma sicuramente anche tanti appassionati del cavallo. Sto parlando del trekking, di passeggiate brevi o anche lunghissime, o fatte anche per giorni e quindi dormire dove si trova, nei sentieri più belli che la nostra amata Italia ci offre. Lo facciamo con la nostra guida equestre, Ilaria Fiori. Ciao Ilaria, come Buonasera. Stai? Buonasera, tutto bene, grazie. Grazie di avermi invitata. Vabbè, io ho visto alcuni video che tu pubblichi sui tuoi social, sì. E ho visto che ci sono dei scenari bellissimi al tuo paese. Sì, noi ci troviamo a circa 50 km da Roma, nei pressi del Parco dei Monti Simbruini, che noi definiamo l'America dietro casa, perché sembra di stare sulle pianure del Montana, ma in realtà siamo in provincia di Roma. E lì facciamo trekking di breve durata, quindi dalle 3 ore, 3-4 ore a più giorni, sia con giri a Margherita, quindi che abbiamo il punto di stazionamento, oppure a tappa, quindi raggiungiamo le varie tappe e ci soffermiamo nel dormire lì, ovviamente a seconda delle esigenze o in tenda. Come dicevo in apertura, sì. Quindi non ho sbagliato, quindi sono trekking che possono prendere parte anche un amatore che va a sì, cavallo. Sì, assolutamente sì, ci sono tanti amatori, ovviamente per arrivare a trekking più lunghi c'è bisogno tanto di più esperienza. Raccontaci perché ci vuole tanta esperienza. Ci vuole esperienza da entrambi i lati, sia cavaliere che in cavallo. Il cavaliere perché muove muscoli comunque che nella quotidianità non muove, neanche nel lavoro in campo, essendo comunque un lavoro lungo, quindi è un lavoro statico. E ci sono stati casi di cavalieri che scendevano e magari si sentivano un po' intorpiditi, mettiamola così. E i cavalli perché fanno un lavoro che va a sollecitare tanto comunque le giunture, ma a livello di resistenza, non di dinamismo come invece accade nelle discipline di velocità. Quindi è questo. Però tutto questo accade in un posto bellissimo. Sì, assolutamente, non perché sia casa mia, ma è veramente bello. In un posto dove è stato anche scenario di tanti film. Sì, dei film western, degli spaghetti western all'italiana, che sono una tradizione. Il più famoso assolutamente lo chiamavano Trinità. Ecco, lo stiamo guardando proprio in questo momento dalle immagini. Sì. Quello è appunto uno degli scenari, è Camposecco, appunto, che è l'altopiano dove è stato girato, lo chiamavano Trinità, e appunto sembrava una delle grandi piane americane. In realtà, ecco, questo è il famoso sasso di Emiliano, dove tutti i turisti chiedono una foto, giustamente perché vivono un momento da cowboy. Queste sono mandrie che sono esistite davvero sull'altopiano e tuttora ci sono. Sono degli allevatori locali, dove appunto l'allevamento di mucche, cavalli e anche la pastorizia sono frequenti. E questi sono due dei miei cavalli più utilizzate in questi trekking e anche le più affidabili. Quindi diciamo chi viene da te che vuole fare un trekking ti chiede di andare dove passeggiavano Bud Spencer, esatto, e Terence Hill, e esatto, tu glieli porti. Esatto, io li porto all'interno appunto di quest'altopiano che è grandissimo, è molto grande, è una delle piane dei Monti Simbruini, la più grande venendo da Roma. E quindi il tuo ruolo vero e proprio qual è? Io sono una guida equestre ed opero proprio sul mio territorio con i miei cavalli. Quindi io immagino una montagna gigantissima, sì, è grande. Come fai a conoscere tutti i sentieri? Allora, la conoscenza mia dei sentieri proviene da due strade. Una di famiglia, la tradizione di famiglia, tutti i sentieri che io conosco li ha insegnati mio padre. Perché noi abbiamo proprio avuto sono allevamenti di famiglia che sono lì da generazioni. Quindi conosciamo le strade veramente a menadito. Secondo motivo è a livello di studio. Io all'università ho avuto l'opportunità di fare una facoltà che mi ha portato in montagna, quindi sono un geologo. Quindi ho avuto l'opportunità di conoscere anche a livello scientifico queste montagne. Mi dicevi a livello di famiglia, anche perché tu c'hai una scuderia di famiglia, sì, giusto? Sì, noi abbiamo l'allevamento e la scuderia di famiglia. Inizialmente è partita proprio come allevamento, cioè la mia famiglia era un allevamento di mucche da carne e cavalli da lavoro. Per tanto tempo abbiamo anche prodotto muli, che venivano utilizzati per il trasporto legname, perché le nostre sono zone impervie, non dappertutto si arriva con i mezzi meccanici. Certo. E dopodiché il mondo del cavallo e dell'allevamento è sempre in evoluzione, l'abbiamo riqualificato sul termine turistico e sportivo. E come fate a domare? Ecco,
hai detto in tanti posti non ci puoi arrivare con sì. dei mezzi, ci arrivi col cavallo, ma un sì. cavallo va domato però per sì, fare quello. Assolutamente. Perché io sì. ho visto dei video, soprattutto video del Grand Canyon americani, mm-hmm. che i cavalli realmente camminano in 30 cm sì. di spazio con burroni sotto, diciamo, molto alti. Sì, ci non sono è, anche non noi. È pericoloso per il cavaliere e per il cavallo? Sì, è pericoloso perché fondamentalmente lì basta un minimo errore ed è fatale. Ci sono anche da noi questi sentieri molto stretti e molto brevi. Uno dei più famosi è quello delle vedute di Montautore, che sale appunto dalla zona di Livada di Roma e arriva sulla cima più alta dei Monti una delle cime più alte dei Monti Simbruini, che è il Montautore, da dove si vede tutto. Dall'alto piano di Camposecco appunto fino ai massicci abruzzesi, e lì la strada è molto stretta e molto succhiorevole, quindi i cavalli che vengono portati lì devono essere molto freddi e molto raziocinanti su dove mettono il piede, ma anche il cavaliere deve saperlo comunque gestire. Come viene domato? Con l'esperienza, indubbiamente, cioè è un buon cavallo da trekking va lavorato tanto, soprattutto fuori dal campo. In campo si fa la parte prima di fiducia. Simulate dei percorsi? Sì, simuliamo dei percorsi. In piano? In piano, assolutamente in piano. E anche la lunghezza va fatta con calma, nel senso un puledro giovane non si porta subito a fare un trekking di 5 ore. Si parte dalle 2, le 3 e poi piano piano si addestra. Certo, perché tutte le cose vanno sì. fatte gradualmente. Esatto, esatto. Poi quando vedi che un cavallo in piano, in scuderia, è pronto, lo si porti pian fuori. Pianino a, sì. a fare, diciamo, percorsi più impegnativi e naturali. E naturali, sì, sì. Che razza di cavalli usate? I nostri sono i cavalli autoctoni dei Monti Simbruini. Proprio vengono da... si sono documentati dal pre-romano. Dalla popolazione degli equi che abitava proprio le nostre zone. No, aspetta, fermati, perché questa è una cosa bellissima che mi interessa. Cioè, nel senso, io ho sempre sentito che i trekking lunghi li fanno con cavalli argentini, sì. con cavalli maremmani, perché sono duri, rustici, resistenti. Tu mi stai parlando di una razza di un cavallo che nemmeno conosco. Sì. Perché non la conoscevano neanche gli altri, semplicemente per questo. Sì, è un cavallo adeguatissimo al trekking. Noi abbiamo avuto esperienze di portarlo anche fuori dai nostri territori. Quindi noi siamo andati anche in Maremma, anche al mare, anche sull'Appennino Vero, che sia la zona di Campo Felice. Noi abbiamo portati anche lì e hanno risposto benissimo. Sono cavalli veramente che sono nati sulle rocce. I nostri cavalli sono nati sulle però rocce. Però discendono dall'epoca dei Romani. Dall'epoca dei Romani, sì, sì. È più che dai Romani, oltre che dai Romani, anche dalla popolazione marsicana. Perché erano molto resistenti al freddo. Quindi venivano utilizzati... Quindi sono cavalli rustici. Sì, assolutamente sì. Ma anche veloci. Sì, assolutamente anche veloci, perché nelle discipline che noi utilizziamo ci sono anche delle categorie di velocità. Noi facciamo il tiro con l'arco a cavallo e la categoria più alta, quella dei istruttori, dei senior, è a velocità. Quindi è richiesto che siano anche veloci. E come sono di testa questi cavalli? Di testa, allora, sono sicuramente molto padroni della loro testa, questo è indubbiamente, vanno convinti nella doma. Un carattere duro. Un carattere duro perché è stato forgiato negli anni, perché la nostra è una zona di predatori. Quindi giustamente sono cavalli con un bel carattere, nel senso forte, ma che se portato a nostro vantaggio sono un compagno per la vita. Raccontaci uno dei trekking più lungo che hai fatto e che ti è rimasto a cuore. Ok, allora uno dei trekking più lunghi e anche più belli è stato quello che dal nostro territorio è arrivato fino a Pescasseroli, quindi nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Bello perché attraversa tutte le sfumature dell'Appennino, quindi dai declivi dei Simbruini, dalle montagne dei Simbruini, che sì sono alte ma non come il Parco Nazionale, e quindi è bellissimo, attraversa tutte le nostre zone. Quanti giorni ci hai messo? Ci abbiamo messo 4 giorni. Quindi dormire in tenda? Abbiamo dormito in dei punti sosta attrezzati, sia per noi che per i cavalli, perché per un cavaliere più che dormire, più che sta tranquillo tu, sta tranquillo il cavallo. Quindi è più necessario che stia bene il cavallo. Abbiamo dormito in punti sosta attrezzati, che siano in tenda o B&B locali, che offrono anche opportunità di stallaggio. E, eravamo quasi tutte ragazze in questo trekking, tra l'altro. Mentre trekking dove si dorme in tenda, dove si accende il fuoco... Sì. Ne facciamo uno che è annuale, è proprio un appuntamento fisso anche per gli amatori di zona, che è il Simbruini Coast to Coast, e ha come base Livada, dove lì c'è la possibilità di dormire in tenda, quindi di fare vita di, tra virgolette, di ranch proprio, quindi col fuoco, la possibilità di vedere il bestiame libero, e lì facciamo dei giri a Margherita. Quindi noi abbiamo come base Livada di Roma, e poi facciamo dei giri a cerchio nei dintorni.
Però noi sappiamo che l'Appennino è pieno di animali selvaggi, sì, pieno di lupi, di cinghiali, di cervi, sì, di daini. Quindi volevo capire un attimo, visto che il lupo è un predatore, sì, e il cavallo è un animale predato, volevo sapere un attimo il tuo rapporto che vivi nel cuore dell'Appennino, allora, il tuo rapporto con i lupi. La convivenza è difficile, è inutile negarlo. D'altronde noi ci guadagniamo con i cavalli il nostro lavoro da una vita, anche il bestiame. E il lavoro del lupo è quello di essere un predatore. La convivenza non è facile perché abbiamo danni da entrambe le parti, nel senso che gli attacchi ci sono. Quindi noi l'unica cosa che abbiamo potuto fare è cercare di trovare un equilibrio, quindi con magari strutture o comunque con animali da guardiania, specialmente chi alleva bestiame come mucche e pecore. Per i cavalli abbiamo notato sicuramente un significativo diversificamento del carattere. I cavalli hanno imparato a difendersi. Però il cavallo che è un predato ha imparato si difende dal lupo? Sì. E sì, in sì, che sì, modo? Calci, sicuramente. Abbiamo scoperto che sopravvive chi si ferma in meno. Perché se scappi... Se scappano va a vantaggio del lupo perché li porta nell'area dove lui, per lui la predazione è più facile. Ah, ho capito. Ecco, sì, quindi il cavallo che è diventato anche più astuto, sì, del lupo. Anche in quello ha funzionato la selezione, perché giustamente i lupi catalogavano le fattrici a cui mangiavano il puledro tutti gli anni e quelle a cui no. Giustamente quelle che avevano la più facilità di essere predate le abbiamo levate. Cioè, quindi il lupo sapeva qual era la fattrice più brava, più debole quella e quella più brava, più brava, più combattiva, sì. Addirittura, sì, perché i lupi poi sono sempre gli stessi e vivono in, esatto, quella zona e poi conoscono... hanno una tradizione, cioè la mamma lupo trasmette a figlio lupo. E gli esseri umani vengono anche attaccati dai lupi? Attualmente ancora no, ma è questione di tempo. Ma nei tuoi lunghi trekking, soprattutto, sì, i notturni, ti è capitato di vederne, allora, qualcuno, sì, davanti? Di vederli, sì, specialmente di sentirli, perché non è una leggenda che ululano alla luna. Cioè, l'ululata alla luna è una preparazione alla battaglia per loro, all'attacco. È cioè, un rituale. Richiamano è un rituale. Sì, i compagni di branca. I compagni di branca, è un rituale. Quindi da noi si sentono all'ordine del giorno. E ulula il capo branco. Ulula la capo branco. Ah. È una società matriarcale quella dei lupi. Signore e signori, mi sa che la prossima puntata di Tatanka sarà sui lupi. Perché comunque, ecco, ci sono delle cose che noi siamo... diciamo non siamo preparati, ecco, non sapevamo che era la mamma lupo, sì, che ululava e faceva accorrere tutti gli altri lupi. Ok, voglio ritornare sul nostro argomento, che, sì, è l'argomento cavallo. Ti ascolterei tantissimo perché comunque sono tantissime cose belle, ci sono tantissime cose belle nei parchi nazionali, sì, soprattutto e in natura, ma voglio tornare al nostro mondo western. Sì. Quali sono le tue esperienze western? Quando, allora, ti sei messa in sella e quali sono state le discipline che hai praticato? Allora, la mia messa in sella in realtà è venuta molto molto presto con mio padre, avevo 6 mesi, stavo in sella con lui. Dopodiché, al di là dell'allevamento, a me premeva molto iniziare un discorso sportivo e anche più professionalizzante. Di conseguenza ho intrapreso tutti i corsi che riguardavano la Federazione di Turismo Equestre, quindi della FITETREC, dove richiedeva anche un minimo di gare e di partecipazione a eventi comunque riconosciuti. Quindi ho iniziato, per quanto riguarda la monta western, con le gincane western con i miei cavalli e con il barrel racing con una scuderia vicino da noi. Quindi ho fatto diversi anni di monta di velocità e dopodiché ho intrapreso il mio percorso come guida equestre, sempre con uno dei corsi riconosciuti dalla federazione e in bardatura western. Ma però quando facevi barrel o quando facevi gincana c'avevi l'adrenalina della gara. Sì, l'adrenalina. Nel trekking l'adrenalina non ce l'hai è più, diversa. Come fatta a cambiare? È diversa, l'adrenalina da gara è tutt'altra, è l'agonismo. L'adrenalina da gara è l'agonismo e quello rimane sempre. Nel trekking è un'adrenalina diversa perché è quasi portarti a superare i tuoi limiti, cioè vedere quanto resisti. È quello, è l'animo di quanto si resiste in montagna e in sella per tanto tempo. Quali sono gli obiettivi futuri di Ilaria Fiori? Allora, l'obiettivo futuro di Ilaria Fiori è sicuramente far riconoscere a livello nazionale la razza dei cavalli dei Monti Simbruini, farla conoscere a livello nazionale. Ah, perché non è una razza riconosciuta? No, è riconosciuta a diffusione limitata. Okay. Farla riconoscere proprio a livello nazionale. Ok. Okay. Come il vero cavallo da trekking.
Questo è il tuo obiettivo? Questo è l'obiettivo, oltre che portarli a un ottimo livello agonistico nella disciplina del tiro con l'arco a cavallo. Perfetto. Allora, signore e signori, questa era l'apertura del mondo del trekking. Ci vediamo martedì prossimo con un'altra puntata sul trekking, però voglio anche anticiparvi che nelle prossime puntate, nelle prossime trasmissioni, ci sarà anche la disciplina di Gymkhana Western che appena Ilaria ci ha accennato. Ilaria, io ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie per averci deliziato di questi bellissimi racconti. E noi ci vediamo martedì prossimo alle 21, sempre qui su EcoTV.